Padre Pio da Pietrelcina è sicuramente uno dei santi più conosciuti dei tempi moderni. Fu un uomo di profonda fede, la quale gli fece accettare sempre prontamente e generosamente la misteriosa volontà di Dio su di lui. Si considerava sinceramente inutile, indegno dei doni e dei favori divini, e pieno di miserie. Vedendosi oggetto dell'ammirazione del mondo, ripeteva: «Sono solo un povero frate che prega». Padre Pio, uomo di preghiera e di sofferenza, come lo definì Paolo VI, comprese ben presto che la sua strada era quella della croce e l'accettò subito, con coraggio e per amore. Per molti anni sperimentò le sofferenze dell'anima e sopportò i dolori delle sue piaghe con ammirevole serenità. Guardate che fama ha avuto, guardate che clientela mondiale ha adunato intorno a sé, ma non perché era un grande filosofo, non perché era un sapiente, ma perché celebrava la messa umilmente, perché confessava da mattino a sera e perché è stato, difficile a dirsi, rappresentante stampato delle stigmate di Nostro Signore. E Padre Pio confessava, inutile dire che la sua messa era una messa assolutamente straordinaria. Io sono solito dire, noi diciamo che la messa è il memoriale di Gesù, non sanguinario, un memoriale di Gesù incruento. Devo dire invece che dal punto di vista del sacerdote celebrante, la messa di Padre Pio dava l'impressione che il celebrante vivesse veramente la passione di Gesù e la faceva vivere a tutti coloro che erano presenti, tanto che alla messa di Padre Pio, benché fosse un orario così scomodo, in un posto così scomodo, allora non c'era nessun albergo, nessun ristorante, non c'era niente, e quindi si stava solo presso le famiglie, eppure la chiesa si gremiva e tutti pendevano dalle labbra di Padre Pio.